spettatori ben ritrovati con la nostra informazione, soppressione del reparto di terapia intensiva neonatale, stamane a Crotone conferenza stampa per dire no all'ennesima scelta nefasta per il nostro territorio. Perché è venerdì è uscito questo comunicato sulla Gazzetta del Sud, l'opera di questa commissione di Pediatri, ostenti. di campanile, solito, la solita attività egoistica eh, potrebbe portare a chiudere alcuni reparti dell'ospedale di Clottore. Neonatologia in primis, ma se la gente poi va a partorire in, in altro ospedale della Calabria. Questa cosa avrà riscontri pure su, uh, su, su, su tutti gli altri reparti. Il dottor Tommaso De Fazio, è un, è un ginecologo eh, Parliamo del, del problema... Sono un dirigente medico di questo ospedale e sono, oltre che rappresentante sindacale, eh, sono uno che lavora che è venuto a lavorare qua pur essendo un catanzarese. Okay? No, parliamo, parliamo del problema che ancora non l'abbiamo ben inquadrato. Il, allora, problema, il... il problema qual è? Che gli ospedali hub, i tre ospedali hub regionali, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza, vogliono i reparti di neonatologia solo... Esclusivamente, esclusivamente per loro l'esclusività l'esclusività il problema è questo eh, intanto c'è un errore alla fonte che è quello di catalogare la sanità con eh, strutture hub e strutture SPOC dopodiché questo errore che alla fonte è forse anche voluto fa sì che le, le risorse che sono destinate ai cittadini che i cittadini poi trasferiscono agli operatori sanitari queste risorse vengono pian piano convogliate verso queste strutture Hub. Con quale vantaggio e svantaggio? Un grossissimo vantaggio per chi vi è intorno a queste strutture e un grossissimo svantaggio per chi non ha queste strutture vicine. Vede il territorio di tutto lo Ionio, con principalmente questo del, centro, eh, del territorio centrale dello Ionio che è Crotone. Perché Crotone, perché Crotone si, trova, per... si trova per un problema di viabilità. Eh, di viabilità soprattutto, quindi un problema geografico, si trova in una condizione particolarissima e i suoi abitanti subiranno dei gravissimi danni sia personali, perché dovranno mettere le mani in tasca, e sia di servizi, di strutture nell'arco degli anni a venire. Quindi se non ci si muove in questo momento per, far risolvere, per risolvere questa faccenda, che è una delle tante, questa città sarà destinata ad impoverirsi dal punto di vista culturale, professionale, dal punto di vista economico, eccetera. eccetera. è già in parte avvenuto. Lo spagnolo di Crotone nel passato era un riferimento regionale. Perfetto, oggi... perfetto. Ma adesso, mentre prima si prendevano le persone che stavano morendo, adesso si prendono le persone che stanno nascendo. Quindi si prendono le risorse già dei neonati. Allora, se questa città vuole che si continui così questo territorio, le istituzioni di questa provincia in maniera particolare, quindi conferenze dei sindaci, sindaci e così via, vogliono far morire le persone, le vogliono convogliare tutte verso territori, quindi centralizzare il tutto verso Catanzaro Cosenza e Reggio che lo facciano pure, ma che lo sappiano, moriranno per strada. Questo è il concetto allora, o ci si muove e soprattutto io chiedo che voi giornalisti, voi rappresentanti della stampa, non facciate soltanto cronaca, ma siate critici che giornalmente, mensilmente escono fuori delle, degli argomenti a difesa di questo territorio perché è vostro, è nostro e va difeso. Questo è un discorso di tipo generale. Nel concreto, non si può accettare che un gruppo di pediatri di una commissione che è fatta da ostetriche e da cinque rappresentanti di cosenza decidano per il territorio Perché di Crotone la decisione è venuta da questo la gruppo decisione è venuta con, con, commissario Scura. con il commissario Scura ma il commissario Scura ha preso, la decisione, ha preso atto della decisione fatta da una commissione cui il maggiore rappresentante sono fatti da personaggi di cosenza fra questi ci sono addirittura delle ostetriche che non hanno nessuna competenza per poter decidere se il territorio di Crotone ha o non ha le caratteristiche per avere una neonatologia. Questo in linea generale. Dal punto di vista invece particolare, voglio far notare che la neonatologia di Crotone è nata prima che nascessero tutte le altre neonatologie in Calabria ed era, fino a ieri, lo è tuttora, un punto di eccellenza. Questo per quanto riguarda la neonatologia. Per quanto riguarda l'ostetricia nel 2013 il quotidiano sanità nazionale pubblica che noi siamo al sesto posto in termini di minor numero tagli cesari va bene, su tutto il territorio nazionale siamo stati collocati al sesto posto mentre nella restante regione Calabria eh, che si attua un, un numero di tagli cesari che pare al 40% noi siamo arrivati all'8,2% questi sono i dati che dovrebbero far riflettere voi, noi e tutta la gente di questo territorio. Per cui è necessario che soprattutto chi ci, deve, chi ci rappresenta si dia da fare, si svegli una volta tanto e, se è possibile, a dire a via legali, perché qui non ci può essere uno strapotere di province, di alcune province su altre, di una regione che avalla questa situazione. Quindi se ci sono delle azioni legali, penso che ci sia, a difesa dei cittadini, che si vada al TAR, che si vada nel Tribunale che si vada al tribunale ma comunque si trovi una soluzione perché io penso che ci siano le strade per fare per, da perseguire credo che ci siano e si devono perseguire allora, Luigi, me so là che invece è il pediatra che sta ponendo uh, questa questione com com allora, come pediatra io, ma come io, io, allora, il aspetta, dottore io, De Franco diceva prima il dottore Franco diceva prima prima se andava la gente eh, moriva per strada perché per raggiungere continua a morire per strada non è che solo prima anche oggi continua a morire, adesso la facciamo nascere per strada. Allora, intanto una precisazione: e questa è una conferenza, eh, ripeto, eh, organizzata dai sindacati, da sindacati, sindacati medici. È, è ovvio che io rappresento i pediatri ospedalieri come sindacato eh, e vogliamo diciamo, stigmatizzare eh, le conclusioni che ha eh, ribadito nel comunicato questa commissione, come ha detto benissimo il collega eh, De Fazio che ha, diciamo, si è eh, espressa contro la, la riapertura della terapia intensiva neonatale di Crotone. Così come è previsto la terapia intensiva neonatale di Crotone che ricordo ha, è nata 35 anni fa, che ha dato nel corso degli anni ottimi risultati, tanto è vero che noi fino alla chiusura avvenuta eh, in modo scellerato, mi permetto di dire a mio parere, circa due anni fa, eravamo come indici di mortalità altre per mille, cioè in media con le mi i migliori centri italiani, quindi è un reparto che ha funzionato bene e non è per questo quindi che è, stato, è stata decisa la chiusura, ma si è decisa diciamo, facendo i ragionieri, cioè dicendo che la, Oppure col lo, campanile, so, meglio ancora so, dire so, col campanile. campanile. No, facendo un ragionamento ragioneristico, cioè il territorio di Crotone ha un bacino di utenza di 180.000 abitanti e quindi non ci può essere per questo territorio un reparto di neonatologia con annesso una terapia intensiva neonatale. Detto questo, eh, qua non si fa il torto a noi, si fa il torto alla gente perché si nega... A una donna e eh, al proprio figlio che sta per nascere, il diritto a nascere nella propria città, nella propria terra, quindi tutto il bacino d'utenza del Crotonese e dei dintorni, perché Crotone fino all'alto Ionio, fino al nord, eh, eh, era un ospedale, era una neonatologia che eh, riceveva bambini che venivano da Siberi, da Cariati, da Corigliano, da Trebisacce, quindi era un punto di riferimento sulla fascia ionica, dal nord fino a Catanzaro, si può dire. Ora, il fatto che eh, non si vuole eh, riaprire cioè, eh, secondo me è ingiustificato: è ingiustificato dai numeri, dal bacino d'utenza e da tutta una serie di eh, diciamo, eh, ragionamenti che ho appena fatto. E detto questo, è chiaro che eh, chi dirige eh, una neonatologia di un ospedale più grosso, come può essere Cosenza, Catanzaro. Eh, Oreggio ha tutto l'interesse a convogliare le risorse economiche verso, di si verso, verso i propri reparti e non ha nessun interesse. Diciamo, loro fanno i loro interessi, siamo noi e chi ci rappresenta, la nostra classe dirigente che dovrebbe fare i nostri interessi. Quindi io eh, dico che eh, questa è una situazione che non, non può continuare in questo senso. Adolfo Siciliani è il radiologo. Sì, io però sono rappresentante anche della FASID che... Raggruppa non solo il sindacato radiologi ma i medici del territorio e i, i biologi clinici. Come Fassi, de, ma io come cittadino di Crotone mi pongo dubbi su quanto sta accadendo. Questa città negli ultimi vent'anni si è impoverita, cioè isolata dal punto di vista geografico, vie di comunicazione sempre più difficili per raggiungere un'autostrada. L'aeroporto sta tirando avanti con la buona volontà di noi cittadini che addirittura abbiamo fatto una colletta per mantenerlo a... Ma ora l'ospedale, la, la salute, indipendentemente che io sono radiologo o meno, mi sono occupato da sempre. Come radiologo, indirettamente dei problemi legati, perché molto spesso passano anche da noi i neonati a cui facciamo spesso, proprio nei pazienti asfittici che hanno problemi. Allora mi rendo conto, se un neonato ha dei problemi o nasce con dei problemi, che fa? Lo mettiamo su un'ambulanza e lo portiamo al lab di Catanzaro. E c'è posto all'hub di Catanzaro? Si è mai pensato che questi tre hub se non hanno posto un neonato a rischio con gravi problemi tu gli fai, lo metti su un'ambulanza e gli fai fare 100 km? Ma quello che è successo a Catania non molto tempo fa da una clinica privata non è servito da monito a nessuno in sanità? Non, non, si fa, non si ragiona con i conti, si ragiona con la salute, specialmente con le aspettative di, di mamme, di piccoli neonati che sono appena nati. Ritengo che una decisione di queste sia quantomeno assurda. Da premettere che mi trovavo in una riunione, penso anche i colleghi, in cui c'era la Lorenzin neanche qualche mese fa che ha, ha, ha detto chiaramente che la neonatologia a Crotone è stata un'eccellenza e rimarrà tale, non si deve chiudere. Allora. Cosa è successo nel frattempo? Si riuniscono tre primari così e, e decidono a Crotone non ci sarà più la neonatale, ma non dico a Crotone, ma può essere lo stesso anche per Vibo: qui non è un problema di campanile, ma un problema di tutelare la salute e l'integrità dei dei neonati che possono avere anche problemi e che questo non lo si può sapere a prescindere se il parto a rischio o meno, perché quando il parto c'è il neonato nasce con dei problemi, poi senza la neonatale che fa? E se non c'è posto nei vari hub, come capita spesso, riescono i tre hub a far fronte a tutti i parti di una, di una regione? Punto interrogativo, lascio a voi la risposta. La risposta è che per la prima volta, da quando sono iniziati i tagli al nostro ospedale, i medici scendono in campo ed è un fatto positivissimo. Sono stati tagliati decine e decine di posti letto, alcuni reparti non ci sono più, finora i medici se ne, se non, si erano messi in disparte. Adesso finalmente quando si tocca il fondo si vuole risalire. Speriamo che sia questa la, la ragione. Ancora sanità, è convocata per oggi nella Sala Consigliare del Comune di Crotone la conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria provinciale di Crotone. Di questo e di altro ci parla Gaetano Megna. Ogni tanto anche i sindaci della provincia di Crotone si accorgono che c'è un problema sanità nel nostro territorio. È stato convocato per oggi pomeriggio nella Sala Consigliare di Crotone la conferenza dei sindaci dell'azienda sanitaria provinciale numero eh, 5 della nostra azienda sanitaria per discutere della proposta di programma anno 2015, rete ospedaliera di emergenza urgenza, indirizzo di riordino della rete territoriale richiesta di autorizzazione sblocco, turnover assunzione personale proposto di utilizza fondi ex articolo 20 per intervento di ristrutturazione presso l'ospedale e territorio, varie ed eventuali quindi anche, anche i sindaci ci sono momenti in cui si accorgono e si riuniscono per discutere della sanità. Vedremo quanti sindaci parteciperanno a questo incontro che è stato convocato dal presidente, dal presidente della conferenza dei sindaci Peppino Vallone. Perché molto spesso si convocano le riunioni per discutere di problemi sanitari importanti perché Crotone sta subendo tagli su tagli. L'avete sentito anche eh, la, la questione del. Del taglio al, um, al reparto neonatale, che era stato dato peraltro, arrivano, eh, arrivano richieste da altre parti, da territori dove i sindaci si fanno valere di più e vengono tenuti in considerazione. E a proposito di sanità, dobbiamo dire che il comitato nato per sostenere il, il Marrelli Hospital ha raccolto. 15.000 firme, 15.000 firme, gran parte di queste firme sono state apposte nella città di Crotone ma hanno firmato in tutta la Calabria, queste firme che cosa chiedono? Questi del comitato chiedono che sia data l'autorizzazione all'esercizio del Marrelli Hospital. Beh, eh, non, non comprendiamo... Come mai ancora ci si attardi a non dare l'autorizzazione all'esercizio? È una cosa che ha dell'incredibile. Un imprenditore investe soldi, non chiede altro, chiede di poter esercitare nelle strutture su cui ha investito tanti soldi l'attività sanitaria. E, e, e Chi è preposto a fare questo eh, si attarda a dare la concessione. Chi è preposto? Ricordiamo che la Calabria è stata commissariata e che questo. Questa autorizzazione ad esercitare l'attività sanitaria deve essere data dal commissario Scura, nominato dal governo nazionale. Il commissario fino ad oggi questa, questa autorizzazione non l'ha data, è una struttura importante che vuole, che vuole fare cose importanti e resta ferma. Queste firme saranno consegnate a Sua Eccellenza il prefetto De Vivo, in modo che in modo che quello, il Vivo di Crotone in modo che Vivo possa intervenire ai più alti livelli a livello anche di governo per dire che a Crotone questa clinica la vogliamo L'aeroporto di Crotone assente nel documento della commissione dei trasporti della Camera ne parliamo con il segretario provinciale del Partito Democratico Arturo Quigliano Pantisano Il tentativo di chiudere l'aeroporto arriva da più parti Oggi addirittura c'era una lettera del, eh, dell'ENAV per quelli che lavorano alla torre di controllo di Crotone che, eh, per non andare a lavorare perché l'aeroporto era chiuso. Questa cosa è stata sventata, eh, è stata sventata per l'intervento anche del sindaco Vallone alla Commissione Fratelli d'Italia. Eh, sabato hanno diffuso un eh, comunicato dove dicono che alla commissione della Camera eh, dei trasporti, alla Camera non, eh, il nome di Crotone non è stato messo nell'elenco degli aeroporti da finanziare con, eh, con, eh, da, lei, da parte dell'operatore per la torre di controllo. C'è questo tentativo di affossare l'aeroporto di Crotone. Lei, ieri, ha avuto una giornata campale, mi dicono. Sì, io. Assumo in me il, il ruolo di consigliere comunale, al parere di tanti altri, di quei consiglieri comunali che si sono affrettati a mandare 700 mila euro all'aeroporto perché diventava l'unico strumento perché oggi la, alla curatela venga affidata una proroga di alcuni mesi. E fino al 30 di ottobre. Eh, ma poi sono anche segretario, eh, del, eh, Partito Democratico, segretario provinciale del Partito Democratico, e non posso che assumere questo ruolo cercando di utilizzarlo fino alla fine. Nella fattispecie, la nota di Fratelli d'Italia che tutti abbiamo letto sui comuni ovviamente mi ha messo in grande apprensione: nel senso che se quelle informazioni che allo Stato sono in parte vere dovessero produrre l'esito di. Ampliare il novero degli aeroporti aggiungendone solo altri eh, due, eh, così come è indicato. Ma, escludendo Crotone, Ma escludendo, escludendo Crotone, è evidente dal pagamento evidente. da parte del, dello Stato del, della, dei 100.000 euro al 100 mese 1.200.000 euro. Che cosa significa? Questo, questo? significa non lo, lo spieghiamo perché ci ascolta. Significa che eh, chi gestisce l'aeroporto di Crotone. Nelle spese deve mettere un milione e duecentomila euro che gli altri aeroporti non hanno. Resta inteso, quelli nazionali. Sì, questo è il ragionamento. Resta inteso che la programmazione che è sottoposta alla valutazione delle Commissione trasporti di Camera e Senato, che produrrà un incartamento che andrà al Governo, perché poi sarà il Governo ad approvare questa convenzione per il triennio 2016-2018. Ovviamente andrebbe in vigore dal 1 gennaio. Noi che cosa stiamo facendo? Quindi ci stiamo preparando ad evitare che dal 1 gennaio questi costi vengano assunti, perché fino al 31 dicembre di quest'anno, non essendo stato inserito Crotone, pur essendo tra gli aeroporti di interesse nazionale, Crotone li dovrà corrispondere. Noi ci stiamo preparando ad evitare di corrisponderli per il futuro. Che cosa sta succedendo? Che io mi sono messo in contatto ovviamente con il nostro membro della Commissione Trasporti della Camera che è Enza Bruno Bossio. I crotonesi non sono presenti in quella commissione, a cui ho chiesto lumi rispetto a quello che è avvenuto. In effetti il procedimento è partito alla Camera e dovrebbe terminare al Senato. Questo che cosa succede? Allo stato attuale Crotone lì non c'è, ma Crotone ci dovrà. Assolutamente essere o inserendola nella commissione trasporti del senato, dove a questo punto saremo bene attenti ad evitare che succeda di nuovo e che quindi qualche furbetto si metta in mezzo. Perché a pensare male non si fa mai a pensare a pensare male, insomma, è una cosa che eh, così, si fa peccato. Si però, fa peccato, però sì, Oppure sì, oppure. L'altro eh, elemento che può essere utilizzato, ne ho parlato con il sottosegretario della presidenza del Consiglio. So che lei ha scritto una lettera. Ho scritto lei... una lettera molto infuocata, però d'altra parte eh, da crotonese più che altro al sottosegretario, al sottosegretario si... Luca Lotti, il sottosegretario della presidenza del Consiglio. A cui ho chiesto di individuare un percorso. Il percorso già, già c'è, nella misura in cui bisogna verificare se alla commissione eh, trasporti del Senato non è passato. Se non dovesse essere passato, può essere attivata una risoluzione presso il governo da parte, questa volta, della Commissione Trasporti alla Camera, dove c'è Enza Bruno Bossi, che è Cosentina, come noi sappiamo, la brava Enza Bruno Bossi, da inviare al governo. A quel punto il governo potrebbe da solo inserire, un attimo prima dell'approvazione della Convenzione triennale, direttamente Cratone. È evidente che i nostri occhi sono su più tavole ed è evidente che io ho rappresentato al sottosegretario eh, che già in qualche occasione si è, occupata, si è occupato di Crotone, ricordo l'avvertenza con la BNL per gli stipendi della provincia di Crotone, si è attivato con Abete in quella circostanza, è una persona che vuole bene a Crotone e quindi da questo punto di vista l'ho avvertito tra virgolette, in maniera ovviamente politicamente eh, rilevante che eh, non è e eh, non ammettiamo più che sulla pelle di Crotone si lo, possa... Lo che cosa le ha detto il sottosegretario? Mi ha detto di mandargli tutto e che in settimana mi avrebbe convocato a Palazzo Chicci. E che quindi la soluzione c'è? Che c'è tutta la disponibilità da parte del governo a farlo, anche perché come ho a lui rappresentato e come noi tutti sappiamo, Crotone è già fuori da tutti i circuiti nazionali di comunicazione. Togliere l'aeroporto, sappiamo tutti sì. che cosa significa. Eh, ma che ne pensa? anche se non fanno parte del, de, di questa Commissione, ma noi abbiamo tre rappresentanti di Crotone nel Parlamento ita italiano. Due? Ce ne sono tre. Cioè lei ha la, la memoria corta ah cioè, eh, sì, io pensavo due a quelle del PD del mio e uno partito, del, ma sempre della maggioranza quel, io pensavo a quelle del mio partito mi perdoni no, quando no, lei ne parla di rappresentante istituzionale eh, la mente va all'onorevole Nico Stumpo e all'onorevole Nico Demo Poi no, c'è Dorina Bianchi c'è anche la senata, il, il, L onorevole, L onorevole, Dorina Bianchi. Dorina che fa parte della Bianchi, maggioranza che fa parte della maggioranza allora io sono convinto che avendo perso un'occasione per... Eh, noi tutti dimostrare con le nostre rappresentanti istituzionali di esserci già dal primo istante, vale a dire nella Commissione Trasporti in cui nessuno dei tre c'è per la verità, non perché i membri sì. della Commissione Trasporti, è bene ricordarlo, sono Bruno ed è eh, l'onorevole Enza Bruno Bossi. Allora, avendo noi tutti perso un'occasione per poter inserire Crotone sin dall'inizio, avremo, e io auspico, la possibilità tutti insieme appassionatamente di recuperare nel passaggio successivo. Io ho scritto ovviamente anche all'onorevole Nico e all'onorevole Nicodemo Oliverio che sono sicuro si attiveranno insieme, eh, insieme a Denza Bruno Bossi e alla deputazione e anche perché noi insieme a Torina Bianchi per fare in modo che questo avvenga. Gravi problemi igienico-sanitari causati da una rete fognaria principale rotta e scaricante all'interno di abitazioni e scantinati con fuoriuscite di acqua e nere in via Rossini 32 a Crotone. Il consigliere comunale di Crotone dei Democratici Enrico Pedace invita e contestualmente diffida il sindaco a ordinare con urgenza agli uffici comunali preposti l'intervento dovuto con addebito alla società Soacro responsabile di tali inadempienza. E Italia Nostra, sezione di Crotone, chiede urgenti interventi di manutenzione al giardino dedicato ai magistrati Falcone e Borsellino, ubicato nel quartiere Tufolo di Crotone. I dipendenti del Corpo Vigili Notturni di Crotone, aderenti alla WIL da stamane, sono tornati a protestare contro la proprietà. Scegliamo la dignità, non l'omertà. Così avete scritto in, in quello striscione, l'altro non lo vedo bene, di nuovo in Nisciopoli eh, i vigili eh, notturni del, di Crotone. Allora, siamo qui per l'ennesima volta eh, per manifestare contro la decisione de, del, dell'azienda di... Eh, li, diciamo Piero Palmieri è il, parla per tutti, è il segretario della Will. Della Will Tux. Eh, di ehm, congelare gli stipendi. Non solo lui ha deciso di congelare gli stipendi, ma questa eh, situazione si sta aggravando di giorno in giorno eh, con l'avvallo di altre organizzazioni sindacali. Allora eh, lui eh, come lei ben sa si ricorda lui di... Quella... Sono, lui ha fatto accordi con C Cisle e GUIL. Eh, no, lui dice di aver fatto accordo anche con la GUIL con Cisle eh, allora, e Sì, lui dice di averla fatta anche con noi però io dico eh, ammesso che fosse vero e non lo è eh, lui ha detto in quell'accordo ma non, non è vero è... manco l'accordo con Cisle e Cisle no con l'accordo con Cisle e Cisle è vero perché all'osto allo va bene tutto se gli dice buttatevi dalla finestra per loro va bene anche buttarsela dalla finestra cioè quello va bene uguale però il problema è un altro, eh, dice eh, io do 1200 euro al lavoratore, eh, in più 400, 200 euro mensili per eh, recuperare gli arretrati. Se questo fosse stato vero, da quando lui ritiene valido questo accordo, che è datato febbraio, i lavoratori dovevano prendere circa sui 6000 euro a testa. Eh, noi abbiamo fatto gli estratto conti di alcuni lavoratori che ci abbiamo qui e, e la media eh, del, eh, del percepito di ogni lavoratore è di circa 500 euro. Lei mi, dice, mi può spiegare come un lavoratore che ha famiglia, due figli e eh, bollette da pagare, quello che quell'altro, come fa a campare con 500 euro? È impossibile. Prendono di più i negri, i negri purtroppo che stanno a Sant'Anna e stanno, hanno qualche dignità in più rispetto a quelli che lavorano qui. E quindi voi stamattina siete entrati in sciopero. Allora, siamo entrati in sciopero. Sì, vogliamo che lui eh, incominci a. a e la proprietà a... Della, della società certo. Corpo Vigili Notturni di eh... Crotone. Venga a discutere come risolvere realmente il problema, perché siccome lui non ha intenzione di risolvere il problema, lui se ne viene sempre con adesso licenzio, adesso interrompo il contratto di solidarietà e tutte queste balle varie Lui, se vuole, può anche licenziare. C'è gente che adesso è arrivata alla disperazione: talmente tante, che dice licenziami. La cosa assurda, sa qual è? Che dei lavoratori nei giorni scorsi, sei lavoratori, sono andati lì stremati, licenziami, cioè se non ce la faccio più. Da... Fai di tutto e licenziami. Sapete cosa ha detto l'imprenditore? No, non ti licenzio. Cioè, che vuol dire? Qual è la cosa. Perché non li devi licenziare se questi se ne vogliono andare? Ci sarà una motivazione diversa che noi purtroppo non sappiamo perché lui non vuole licenziare. Ma anche la richiesta dei lavoratori è una provocazione, licenziare. No, no, alcuni sono proprio arrivati allo stremo. Ma, ma me ne vado, non ce la faccio più, mi prendo questi quattro soldi che ma mi deve dare e me ne passione. vado fuori, me ne vado fuori, cerco lavoro, perché essere legati così, no, è una cosa bruttissima, non puoi essere legato al fatto adesso mi paghi 500 euro, domani non me li paghi, è una cosa... Eh, è preferibile uno sapere che sono a casa, no? E allora uno si determina, sa quello che deve fare, sa dove, come si dice, come... Eh, organizzare. Idea, organizzare un qualcosa di diverso. Ma essere legati al 500 euro adesso arrivano o adesso non arrivano, probabilmente domani me lo danno, forse domani ti faccio l'accredito. E questo questo, questo stillicidio è una cosa bruttissima e allora la gente non ce la fa più. Quindi lo sciopero durerà quanto? Lo sciopero durerà ad oltranza fino a che l'imprenditore non ci chiami, anche adesso dentro, per un confronto, e per un confronto in cui, ci dia, in delle cose, in cui eh. ci dia delle risposte certe. Qui ci sono 5.000 insidità arretrate, cioè non è più possibile una cosa del genere. Adesso noi abbiamo tra l'altro il Corpo Vigino notturni che è questa situazione, a cui si è aggiunta, non perché è da Mo, ma è anche ah, da, eh. da, da due anni, l'AGS che è un'altra società uh, del, del gruppo uh, Sculco. E qui abbiamo un rappresentante che magari può dire qualcosina. La GSI lei è? Scarrigli Emilio, buongiorno. Buongiorno, che, che, questo gruppo che fa? La Gesti Servizi Pedente è un gruppo che fa capo a Batracova Vittoria, nonché moglie di, del, del dottor. Sì, ma che fa? Che fa servizi fa? di reception e portierato. Ad oggi noi avanziamo 4 mesi di stipendio, compresa la tredicesima, più arretrati di, del rinnovo del contratto e altri miei colleghi addirittura avanzano delle festività dal 2009 ad oggi non pagate. Festività che noi, busta paga sbagliato, roba vario, queste nemmeno le evitiamo. Questo è quello che dite voi, ovviamente. Ovviamente se lui vuole un confronto anche, anche adesso, anche adesso possiamo andare a telecamere, a telecamere aperte, facciamo come un reality, entriamo dentro e facciamo un confronto. Confronto che sicuramente verrà rigettato dal nostro dato, anzi dalla nostra attrice di lavoro, così si può chiamare. Comunque, eh, noi ad oggi la cosa più sconcertante è che abbiamo fatto decine e decine di denunce a tutti gli organi competenti. Ma denunci che vengono continuamente non rispettate dal nostro datore di lavoro, perché comunque prendiamo degli accordi avanti l'ispettorata, a, a data prefissata lui non, non rispetta nessun termine. Quindi eh, ad oggi noi è quello che chiediamo al nostro datore di lavoro è che ci vengano in maniera immediata, in maniera immediata eh, pagati tutti i nostri stipendi e soprattutto ridata la dignità a, a padri di famiglia e, e soprattutto uomini che, va, che vanno a lavorare. Ciò nonostante i mesi sono tanti in arretrato. Sono Fabio Cusato, sono un iscritto Will Tux, e volevo diciamo, spiegare come vengono, come vengono dati questi 500 euro eh, durante il mese. Noi non è abbiamo... Un vigile notturno, non, sono, è, non è una guardia fa parte giurata. No, sono una guardia giurata. Allora, questi 500 euro noi non abbiamo una data, quindi noi dobbiamo stare a chiamare ogni giorno eh, il nostro datore di lavoro. Per sapere se ci fa la cortesia di darci queste 500 euro. Naturalmente non ci viene subito con risposta la paga o l'acconto e noi dobbiamo stare ogni giorno a chiamare, quindi non abbiamo nemmeno date, non ci possiamo organizzare e io penso che questo sia già dimostrazione che la nostra dignità venga schiacciata ogni giorno. Quindi bisognerebbe trovare una soluzione anche negli organi competenti, visto che fino ad oggi non si sono mossi. Allora, io sono Rizza Antonino, sono, faccio parte, oltre ad essere guardia giurata da 25 anni di servizio, sono del direttivo Guilt Volevo aggiungere anche un'altra cosa per quanto riguarda l'ispettorato del lavoro che ehm, si dimostra molto freddo nei nostri confronti, nel senso che ogni volta che magari fanno delle ispezioni non portano nulla a risolutivo, insomma, perché non, non intervengono in maniera molto decisiva verso un'azienda. È, è come se agevolano un po' l'azienda, ecco questo. È. E quindi chiediamo che l'ispettore del lavoro un ecco, intervenga in maniera molto più ferrea affinché insomma, le, le cose si possano risolvere, perché alla fine così non si può andare avanti. Lei è? Eh? Pedisano Cristian. È vero. Cosa è successo? Siamo, avevamo un appuntamento in conciliazione all'ispettorato del lavoro con uh, la signora Batracova. Lei fa parte del GS? GS ser, Servizi, l'altra società. società del, la titolare era la del, signora Batracova, la moglie di Giuseppe Sculco. Non si sono presentati, l'ispettore uh, di turno li ha chiamati e hanno detto che non si presentavano perché c'era lo sciopero della will. Quindi ancora un'altra conciliazione sfumata, una delle tante che abbiamo fatto, abbiamo preso accordi e non li hanno mai rispettati, tuttora avanziamo, penso che qualche collega sì, l ha, l ha già già detto. aggiunto, questa è la situazione che stiamo vivendo noi con le nostre famiglie, io credo che comunque un lavoratore abbia il diritto, di, dopo che fa il suo compito, di poter percepire lo stipendio perché è un suo diritto e non vedo perché noi abbiamo quattro aziende per cui lavoriamo, che sono biomasse, due biomasse, la Gress di cui penso che paghi il tribunale, le Spighe e sappiamo comunque che sono degli orologi svizzeri per quanto riguarda Il i pagamento. pagamenti però se i soldi quando arrivano non si sa mai che fine fanno vorremmo alcune certezze e inviterei io chi di competenza a fare qualche indagino qualsiasi persona, la finanza, i eh, giudici che sia e di farsi dare i conti correnti per vedere i movimenti aziendali che ci stanno sia di incassi e sia di uscite Penso che sia la cosa migliore per la trasparenza esiste, è un diritto del cittadino, è un diritto del lavoratore, quindi... Siamo incatenati perché non possiamo pagare nemmeno le bollette, acqua, luce e gas. Acqua, luce e gas! E non sono uno, guardate quante sono, guardate! Passa con la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari si concludono le attività investigative dei carabinieri della compagnia di Ciro Marina scaturite a seguito della rapina avvenuta a Strongoli lo scorso 11 febbraio ai danni della gioielleria Romeo. I carabinieri a seguito delle attività di indagine hanno deferito nove persone scoprendo cinque rapine, una truffa e reati relativi alla detenzione al porto illegale di armi. A breve nei confronti degli indagati sarà fissata la prima udienza dinanzi al gruppo di Crotone. Ed una ragazza, BR, di 23 anni è stata arrestata e posta ai domiciliari dagli agenti della squadra mobile a Crotone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti con le unità cinofile hanno eh, perquisito l'abitazione eh, della giovane donna e sul tavolo della cucina hanno trovato 30 grammi di eroina ancora in pietra. Ho trovato anche un bilancino elettronico e il materiale per il confezionamento delle dosi. È il titolare di una ditta boschiva ed un operaio sono stati denunciati per furto di piante in un lotto boschivo in località eh, Macchia del Forno eh, nel comune di eh, Mesoraca. Eh, la ditta non si era eh, limitata a tagliare gli alberi aggiudicati e acquistati dal comune, ma ne aveva abbattuti altri 62 di pino laricio, alcuni di particolare impon imponenza e pregio, sperando di eludere la vigilanza della eh, forestale. Ma così non è stato e le sanzioni combinate ammontano complessivamente a circa 6.000 euro. Emergenza idrica a Crotone di Atriba tra Suacro e Sorical, eh, rinviato a mercoledì l'apposito tavolo istituzionale che era stato convocato per oggi. Di questo e di altro ci parla Gaetano Megna. Non si terrà oggi l'incontro per la questione dell'emergenza idrica? Che era stato eh, come dire, annunciato dalla regione Calabria e slittato a mercoledì. Il tavolo era stato eh, chiesto eh, il giorno in cui Vallone con la, con la sua giunta sono andati a rompere i sigilli del. del, del Dell'impianto eh, di depolazione dell'acqua che arriva nelle case di Crotone perché eh, la Sorical aveva ridotto la quantità di acqua nelle case dei cittadini e quindi molti cittadini di Crotone erano rimasti a secco. E, e allora, in seguito a quella attività svolta da Vallone, il, eh, la, la regione era intervenuta. E aveva, aveva annunciato la convocazione di un tavolo tecnico dove mettere insieme i sindaci, il sindaco di Crotone, il presidente della provincia, in questo caso il, la SORICAL, la SOACRO, la società che gestisce l'acqua a Crotone e, il, eh, e la regione Calabria e la politica, insomma. Il, evidentemente a questo tavolo dovrebbe partecipare anche il liquidatore del, della Sorical Quindi slitta a, lui, a, a mercoledì, secondo quando è stato possibile apprendere, non ci saranno riduzioni dell'acqua fino a mercoledì almeno fino a quando non, non si prenderà una decisione sul futuro dell'acqua di Crotone. E a proposito dell'acqua, la di Consum di Catanzare e Crotone e Vibo Valencia, che hanno la sede di Crotone ha comunicato che in seguito alla riduzione dell'erogazione dell'acqua nella città di Crotone sta valutando la possibilità di organizzare un gazebo per raccogliere le adesioni per avviare una classation contro quelli che ritiene essere un grosso abuso contro i cittadini Class action quindi perché eh, nei confronti di, di cittadini che pagano viene, non viene garantita la quantità dell'acqua giusta. Questa è la, è la classation, lo dice il segretario provinciale della di Consumo di Crotone, Raffaele Scicchitano. Il sindaco di Ciro Marina Roberto Siciliani ha proclamato il lutto cittadino in occasione delle esequie del piccolo Antonio Cataldo dell'Aquila, il bambino morto l'altro ieri all'ospedale di Catanzaro dove era stato ricoverato in gravissime condizioni a causa di un calcio di cavallo ricevuto in testa. Il lutto è stato programmato per ieri in concomitanza della cerimonia funebre officiata presso la chiesa di San Cataldo. Ho emesso il decreto per la proclamazione del lutto cittadino, ha detto Siciliani, ritenendo conforme il mio... Provvedimento e i sentimenti della popolazione di Ciromarina, particolarmente colpita dalla prematura scomparsa del piccolo Antonio Cataldo dell'Aquila a causa di una tragica fatalità, eh, sono state anche annullate tutte le manifestazioni previste per le giornate di sabato e di domenica. Eh, voltiamo pagina. Politica: ieri anche in Calabria si è tornati al voto per il ballottaggio nei comuni superiori ai 15.000 abitanti. Sentiamo com'è andata. Botta politica per il Partito Democratico nel, eh, nelle elezioni comunali in Calabria. Eh, ha perso su tutti i fronti, sia in percentuale, ma ha perso anche comuni dove era forza, forza di governo. Ha perso, eh, ha perso la l'Amezia, eh, eh, è riuscito appena appena. A, a, a conquistare per 11 voti eh, Castrovillari, ma eh, dove si è votato col eh, col sistema maggioritario ha perso Gioia Tauro eh, che sono Gioia Tauro e eh, mezzaterme Terme e il, eh, sono i centri più importanti dove si ha votato. Allora perché il PD perde? Perde a livello nazionale, c'è un calo di consensi a livello nazionale perché quando non c'è direttamente interessato Renzi, il PD perde. Cioè, è vero che Renzi non è mai stato candidato, però, quando si è detto che le elezioni erano un banco di prova per vedere se mantenere in, eh, in, a cavallo Renzi, la gente ha votato, ha votato per il PD. Quando non c'è in discussione Renzi, il PD perde per due ordini di motivi. Vediamo perché perde in Calabria. In, in Calabria e in Italia perde perché è un partito che al suo interno ci sono grosse divisioni, è un partito litigioso. Somiglia molto alla democrazia cristiana della Prima Repubblica e la democrazia cristiana ha iniziato a perdere colpi proprio per le divisioni interne: litiga, litiga, litiga su tutti i fronti, per questioni che la gente non capisce, per questioni di potere per chi deve gestire il potere. Questi sono i motivi del litigio interno al Partito Democratico. In Calabria c'è un'altra componente, che è la, eh, la giunta regionale Zoppa. La gente, I calabresi hanno votato il 23 novembre il, dando grandi consensi a Mario Oliverio e eh, ancora ad oggi quella, la giunta regionale non è stata, non, non è stata composta. quindi il PD calabrese paga anche questo aspetto, sono due questioni. Allora vorremmo capire adesso, di, eh, visto che la, che la gente ha penalizzato il PD, ha penalizzato la classe dirigente del PD, chi? i dirigenti del Partito Democratico, il segretario e gli altri dirigenti regionali continueranno ad esercitare il loro potere o eh, andranno a dimettersi. Secondo me dovrebbero dimettersi. Per, eh, per avere un po' di rispetto per la gente che non li ha votati. L'ANAS comunica che è stato aperto al traffico il nuovo svincolo di Isola Caporizzuto al chilometro 231 e 200 della strada statale 106 Ionica in provincia di Crotone. Si tratta del primo stralcio di un lavoro più ampio che riguarda gli svincoli di Cutrole, Castella, Crotone, Torre Melissa, Crucoli, Cariati, Mandatoriccio, Mirto Crescia, Rossano e Crotone Aeroporto. I lavori che ricadevano tutti nella provincia di Crotone, in particolare nei comuni di Cutro, Isola Caporizzuto e Crotone, hanno richiesto... Un investimento complessivo di oltre 13 milioni di euro ed ora il Pungiglione in discesa posto a Crotone. Non c'è cosa peggiore che fare i lavori a metà. Qualche giorno fa, qui sotto la, la cinta del castello di Carlo V sono intervenuti i lavoratori eh, del Verde Pubblico di Crotone e hanno fatto una produzione eccezionale, bellissima, perché il castello... Era invaso dall'erbaccio. Beh, a distanza di qualche giorno i cumuli delle erbe si sono seccati, sono completamente secca. La paglia è diventata paglia. Quella cosa stagliata e nessuno è intervenuto a raccoglierla. Guardate lì la situazione, qui c'è il vento, quando c'è un po' di vento, li trasporta per la città, creando un'immagine della città bruttissima, anche lì c'è un altro cumulo. Il cittadino, la cittadina che ci ha chiamato, la signora che ci ha chiamato e ci ha detto ho chiamato un po' tutti, i vigili, ho chiamato eh, la CREA che ci ha detto che loro non hanno la competenza per la raccolta. Non hanno la competenza per la raccolta e hanno ha ragione, però qualcuno questa paglia la deve raccogliere perché guardate, guardate che cosa sta succedendo, guardate, una cosa davvero indecente. C'è anche una cosa fatta bene. Tagliare l'erba poi si trasforma in, un, in una cosa negativa. Domani martedì 16 giugno alle 17 cerimonia di consegna presso la struttura alla comunità cittadina del parco degli oleandri in via Venezia riqualificato dall'amministrazione comunale di Crotone. Il parco è affidato in gestione all'associazione Nuova Era in collaborazione con la scuola basket Crotone. In occasione della giornata mondiale dello yoga proclamata dalle Nazioni Unite, il maestro Eugenio Riganello, operatore federale in yoga therapy, eh, domani martedì 16 giugno presso il Museo Giardini di Pitagora offrirà un programma federale rivolto a piccoli adulti eh, a partire dalle 18 con ingresso gratuito. Sereno, visibilità ottima e vento di senodi, Il tempo previsto per domani su Crotone e Provincia con 24 gradi la temperatura massima prevista nella città capoluogo e 22 la minima. Ed ora il bollettino nautico del Mar Tempo: vento da sud-ovest, forse 2 con locali rinforzi. Sereno o poco nuvoloso. Visibilità buona: mare mosso, tendenza. Vento variabile, forse 2, Sereno o poco nuvoloso. E io ho terminato. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci alle prossime edizioni.